In corso la seconda manche dello slalom speciale maschile di Kitzbühel, il tempio dello sci Grande Italia, anche in Austria dopo la prima manche dello speciale, perché abbiamo al primo posto Alex Vinazzer, al quarto Giuliano Razzoli, all'ottavo posto Tommaso Sala, al decimo Stefano Gross. Questa è la prima manche, invece la seconda che è cominciata alle 13.45, la classifica parziale, in testa il norvegese Christoffersen, 1.41.91 il tempo totale, poi lo svizzero Meijer, in terza posizione l'azzurro Simon Maurberger, staccato di 36 centesimi, ma naturalmente devono scendere tutti i migliori e abbiamo detto 3.10, ci sono 4 azzurri. Poi tra pochissimo al cancelletto di partenza Stefano Gross, e dunque i primi 10 della prima manche scenderanno uno dietro l'altro. Ricordiamoli, i primi 10 della prima manche: dopo Stefano Gross ci sarà il norvegese Broden, poi Stefano Sala, il francese Alexis Pinturo, l'inglese David Riding, intanto partito Stefano Gross, poi lo svizzero Rochat, Giuliano Razzoli, Fossolevag, Kleman e Vinazzer, insomma uno dietro l'altro, e davvero sarà una fine di prima manche molto 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 interessante. Partito Stefano Gross, è uscito praticamente subito, no? Christian De Ville si è fatto sorprendere all'inizio del primo cambio di pendenza. Sì, purtroppo, cavolo, proprio dispiaciuto. La ricerca di Stefano è la ricerca del risultato tutta la stagione, quasi da 2 anni, perché sta sempre uscendo forte in allenamento, e però in gara non riesce a concretizzare, purtroppo. Intanto pronto al cancelletto di partenza il norvegese Broden, con 70 centesimi di vantaggio rispetto al compagno di squadra Christoffersen, che ha tirato fuori dal cilindro una gran seconda manche. Christoffersen molto forte in slalom gigante, sta tornando forte anche in slalom speciale, il folletto norvegese, anche in vista delle Olimpiadi, un atleta da tenere ben presente. 62 centesimi adesso il vantaggio di Broden rispetto al compagno di squadra, si avvicina al terzo rilevamento cronometrico, 68 centesimi, guadagna qualcosina, 6 centesimi rispetto a Christoffersen. Molto bene in questa seconda manche, dobbiamo dire, Lucas Broden sta sciando molto 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 bene, 60 centesimi ancora il vantaggio rispetto a Christoffersen, pulito, linea perfetta, non ha commesso errori fin qui, si avvicina al traguardo, va a tagliare e balza in testa nella classifica parziale con il terzo tempo di manche, in testa il norvegese Lucas Broden, 1.41.64, 27 centesimi rispetto al compagno di squadra Christoffersen. Pronto al cancelletto di partenza Tommaso Sala, pettorale numero 27, un'ottima prima manche, soltanto 5 centesimi il vantaggio rispetto al norvegese Lucas Broden, che guida la classifica parziale, 2 norvegesi e poi 2 austriaci, uno svizzero e un italiano, i primi 6 della classifica parziale. Partito Tommaso Sala, soltanto 5 centesimi il vantaggio rispetto a Lucas Broden, e dunque deve tirar fuori dal cilindro una gran seconda manche. Continua a nevicare, c'è anche un po' di nebbia a tratti sulla pista di Kitzbühel, 6 centesimi adesso il vantaggio di Tommaso Sala rispetto al norvegese Broden, non sta sciando male, vediamo se riuscirà a mantenere questo ritmo fino al traguardo, si avvicina al terzo rilevamento cronometrico, ha perso qualcosa, troppo, 39 centesimi adesso, luce rossa il distacco di Tommaso Sala rispetto al norvegese Broden, ancora qualcosina, 41 centesimi in linea di galleggiamento rispetto al norvegese per Tommaso Sala, che deve cercare di cambiare marcia qui nelle ultime porte, va a tagliare il traguardo in quinta posizione, ha perso non tantissimo nell'ultimo tratto, però insomma la classifica lo ha un po' danneggiato, non una grandissima seconda manche per Tommaso Sala, 11° crono per lui, 48 centesimi di distacco rispetto al norvegese Broden, che guida la classifica parziale, al momento 5° e 7° posto per l'Italia con Tommaso Sala e Simon Maurberger, il prossimo a scendere sarà il francese Alexis Pinturo. Nico, teniamo la linea oppure guarda Emilio, possiamo tenere la linea, però prima fammi aggiornare i risultati. A te Mancuso. Fuori, anche fuori Alexis Pinturo, poche porte anche per lui, ci rivolgiamo a Christian De Ville, praticamente la stessa uscita o quasi, fotocopia rispetto a Stefano Gross, incredibile. Sì, esatto,
è partito a tutta, strano perché da lui un errore del genere non è da aspettarselo, ecco. Speriamo nei prossimi italiani, ecco, incrociamo le dita perché qua diventa sempre più interessante la cosa. Va a tagliare il traguardo intanto l'inglese Dave Riding, balza in testa. È stato molto balza bravo. In testa, festeggia, molto bravo, una gran manche. Per l'inglese Dave Riding, bravissimo, bravissimo davvero, una gran manche per lui. 1:41:26 il tempo totale dell'inglese Dave Riding, che balza in testa nella classifica parziale. Ecco, pronto al cancelletto di partenza Giuliano Razzoli, una bellissima prima manche per lui, quarto dopo la prima prova, reduce dal terzo posto di Wengen, una stagione con tre volte settimo se non ricordo male, poi il podio a Wengen, insomma una grande stagione per il campione olimpico del 2010 Giuliano Razzoli, che è partito, deve sfatare anche un po' il tabù di Keats nel 2016, si ruppe il ginocchio proprio su questa pista, lo ricordo come se fosse oggi, insomma una giornata tristissima per lui. 6 centesimi il distacco di Giuliano Razzoli rispetto all'inglese Dave Riding, che guida la classifica parziale. 30 centesimi adesso il vantaggio per Giuliano Razzoli rispetto all'inglese, ha messo il turbo Giuliano Razzoli, ultima parte della pista di Keats per Giuliano Razzoli, un solo centesimo di vantaggio rispetto all'inglese per Giuliano Razzoli, sul filo dei centesimi, e poi esce proprio a poche porte dal traguardo. Peccato davvero, stava andando fortissimo Giuliano Razzoli, aveva tirato fuori una gran manche e poi si è fatto sorprendere da uno dei tanti dossi, piccoli dossi di questa pista di Kitzbühel, ha saltato la porta. Peccato davvero, perché era una manciata di porte dal traguardo e stava facendo un garone Christian De Ville. Peccato perché mancava veramente pochissimo e potevamo andare in testa o arrivare secondo, era una manche da podio, perché adesso voglio vedere se i primi tre si confermano ancora ai primi tre posti nella seconda manche. Porco cane, peccato. Peccato davvero per Giuliano Razzoli, ha voluto tirare a tutta cercando magari veramente colpaccio oggi a Kitzbühel, gli è andata male, insomma comunque ha fatto bene Giuliano Razzoli. Partito adesso il norvegese Foss Solevag, il campione del mondo di slalom speciale, non ce lo dimentichiamo. 70 centesimi di vantaggio rispetto all'inglese Dave Riding per il norvegese Foss Solevag, anche lui errore è fuori, anche Foss Solevag fuori, anche il norvegese fuori da questa seconda manche, micidiale davvero la seconda manche di Kitzbühel. Sono usciti uno dietro l'altro Giuliano Razzoli e Foss Solevag, sono esattamente, li andiamo a contare insieme, sono tanti. Già 11 11 sono o 12 tantissimi. Insomma 11 o 12 gli atleti usciti, 17 hanno tagliato il traguardo nella seconda manche dello slalom speciale di Kitzbühel, tantissimi davvero. Ci rivolgiamo a Christian De Ville, che è collegato con noi, l'ultimo italiano a vincere sulla pista di Kitzbühel 10 anni fa, il 22 gennaio del 2012, inforcata in pieno per Foss Solevag, insomma un altro atleta fuori in questa seconda manche. Sì, un'inforcata netta, ti avevo detto che i primi tre, uno dei primi tre comunque poteva fare comunque una, non una cavolata, però buttare la gara all'aria, ecco. Se mancano due, l'agitazione adesso si fa le stelle. Eh sì, ancora esercizi di riscaldamento per Alex Winazer, che tra poco si presenterà al cancelletto di partenza dopo Clément Noël, che è già pronto in partenza, il francese, l'uomo più forte, tutti dicono, insomma lo ha dimostrato più volte, 9 vittorie in Coppa del Mondo per lui, parte Clément Noël, 73 centesimi, ha rischiato di uscire subito anche Clément Noël, è rimasto miracolosamente in pista, 73 centesimi rispetto all'inglese Dave Riding, 51 adesso per il francese, 51 centesimi di vantaggio
vantaggio per Clément Noël rispetto all'inglese Dave Riding. Fuori anche Clément Noël, fuori, riprende lo slalom Christian, ma ovviamente fuori, insomma anche Clément Noël fuori, adesso mettiti nei panni di Alex Vinatzer, davvero uno dietro l'altro sono usciti tutti. Tu sciatore campione al cancelletto di partenza, cosa pensi prima di questa discesa così importante? Guarda, la cosa positiva è che Noel ha continuato e quindi c'è un po' di tempo e Vinatzer non si accorge che comunque anche Noel è fuori, che ha sbagliato, e quindi la routine, diciamo, di aspettare che arriva in fondo dalla partenza, poi si vede che ha tagliato il traguardo, quindi quella è una cosa positiva. Se si fosse fermato sarebbe stato forse un po' più un problema, perché sono usciti tre di fila e quindi ti dà della tensione in più. Questa cosa sicuramente dalla partenza Alex non l'ha percepita, quindi incrociamo le dita adesso. No, insomma, basta tre. Incrociamo le dita. Sì, gli ultimi tre hanno fatto su un macello, speriamo che lui non sia il quarto. E ce lo auguriamo naturalmente. Insomma, è una seconda manche difficile per Alex Vinatzer, che si avvicina al cancelletto di partenza. 81 centesimi, il vantaggio è un vantaggio importante, perché 81 centesimi rispetto all'inglese Dave Riding, che guida la classifica parziale. Insomma, Alex Vinatzer, come detto, si gioca tantissimo oggi per lui, insomma, a caccia della prima vittoria in Coppa del Mondo, ma anche in vista poi naturalmente delle Olimpiadi. Partito Alex Vinatzer, stamattina è stato perfetto l'azzurro, vediamo adesso in questa seconda manche, subito fuori, no, non ci possiamo credere, subito fuori, è possibile. subito fuori anche Alex Vinatzer, incredibile, davvero, continua, ma insomma la gara purtroppo è andata, fuori anche Alex Vinatzer. Incredibile, va a vincere l'inglese Riding davanti a Broden e Christoffersen, il primo degli azzurri, in sesta posizione Tommaso Sala, poi nono Simon Mauberger. Peccato davvero. Salutiamo e ringraziamo Christian Deville, niente da fare per Alex Vinatzer. Linea allo studio.